passo. Questa è la storia che voglio raccontarvi oggi. E per raccontarvela ho anche provato a fare quello che è successo a Nicola Passaguai. E chi? Ma Nicola Passaguai era un topolino piccolissimo, in miniatura. E la sua mamma ha usato la bambagia per avvolgerlo tutto e per proteggerlo così da tutti i guai. Ma sarà proprio la bambagia a causargli un sacco di guai. Ma così vi racconto la storia. E invece no. Siete seduti bene? Avete gli occhi aperti? Le orecchie aperte? Allora diamo inizio alla storia! 3, 2, 1 e via! Nicola Passaguai. C'era una volta una famiglia di topolini. Erano 10 fratelli. Erano topolini grandi, coraggiosi e vivacissimi. Tutti, tranne uno. Nicola. Nicola era il topolino più piccolo del mondo. Era molto, molto piccolo. Anche per un topolino. I suoi fratelli e le sue sorelle non davano preoccupazioni alla mamma. Erano un po' saggi, previdenti. Erano abbastanza grandi e sapevano badare a loro stessi. Non si mettevano nei guai. Invece la mamma si preoccupava per Nicola. Aveva paura che gli succedesse qualcosa e lo faceva sempre restare a casa, fermo e buono, circondato dalle medicine, sotto la copertina, lo coccolava. Non lo lasciava arrampicarsi sugli alberi. Non lo lasciava correre, lo prendeva per la coda. Non lo lasciava saltare, perché aveva paura che si facesse male. Non lo lasciava uscire in primavera, un po' come adesso, perché poteva bagnarsi, perché in primavera il tempo è un po' pazzerello. Non lo lasciava uscire in estate, quando fa molto caldo, perché rischiava di prendersi un colpo di sole, picchia molto il sole. E nemmeno in autunno, perché poteva cadergli una castagna sulla testa. Quando arrivò l'inverno, Nicola era proprio stufo. Voleva andare in giro per il mondo. Ma la mamma gli disse: il mondo è troppo grande per te, potresti passare dei guai. Così non va bene, disse la nonna allora. Lo tieni nella bambagia, nel cotone, quel topolino. Allora la mamma disse: questa sì che è una buona idea. E prese della bambagia, l'avvolse intorno a Nicola, tutto intorno, giro, giro, solo i piedi rimasero fuori. Così protetto, Nicola ebbe il permesso di uscire, tutto avvolto nella bambagia, al riparo dalla pioggia, dal sole e dalla neve. Quando cadeva, atterrava sul morbido, perché era tutto avvolto dalla bambagia. Quando gli cascava qualcosa in testa, non gli faceva male. Era al sicuro, proprio al sicuro. Ma forse no. Mi cade una ghianda sulla testa. Oh, guarda! Una palla di neve! Strillò un bambino.
prese Nicola e lo gettò, splash, nel fiume gelato. Un po' della bambagia venne via. Oh, qua, 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 qua. Guarda, una meringa. Sapete quei dolci bianchi? Starnazzò un'oca. E lo rincorse. Qua, 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 qua. Un altro po' della bambagia venne via. Lo pizzicò col becco. Nicola nuotò a lungo. Poi arrivò sulla riva, tutto inzuppato, tutto fragile. Un coniglietto grasso e bianco, guaiolò la volpe, e lo inseguì, farfa, farfa. A quel punto tutta la bambagia venne via. Nicola si mise a correre, saltò in un buco e si nascose. La volpe se ne andò. Nicola si asciugò al sole, poi saltellò a casa, si sentiva molto grande. La mamma era preoccupatissima. Nicola, dov'è la tua bambagia? Squitti, qui, qui. Poteva succederti qualcosa. E Nicola? Mi è successo di tutto. E me lo raccontò. Mi sono bagnato, poi congelato. Mi hanno beccato. Ma ho nuotato. Sono stato inseguito. Ho corso. È saltato e... Mamma, sono ancora vivo. Senza la bambagia. Posso uscire ancora domani? Oh, la mamma fece un lungo sospiro e disse: se lo desideri, vai pure, ma fai attenzione, copriti, fai bravo, divertiti, ti voglio bene, Nicola Passaguai. E così Nicola Passaguai se ne andò per il mondo. A volte ebbe paura, a volte si fece male, ma ne valeva proprio, ma proprio la pena.